È meglio Bernardeschi o è meglio Dybala? Paulino va venduto, va ceduto all'Inter? È meglio avere Mauro Icardi insieme a Cristiano Ronaldo? Partiamo con un presupposto che è un concetto relativo, perché sono due giocatori completamente diversi, per caratteristiche proprio. Non serve fare un paragone su, non lo so, il piede forte, sulla tecnica, sono strutturati in modo differente. Differiscono anche fisicamente. Dybala è 1,77, poco più alto di me. Bernardeschi è 1,85, quindi ci sono quegli 8 centimetri di differenza che fanno tanto nello sport e nel calcio soprattutto. Poi uno preferisce giocare un po' più centrale, l'altro può allargarsi e fare l'esterno a tutta fascia, è più poliedrico, come si suol dire, più camaleontico, che poi in realtà entrambi potrebbero fare tutto. Poi però si finisce con snaturare le caratteristiche che contraddistinguono un determinato giocatore. Se devo prenderne uno, in senso assoluto, senza pensare a nient'altro che chi prendi tra uno e l'altro, prendo tutta la vita senza pensarci neanche un secondo, Paulo Dybala. Mi dispiace tanto Federico Bernardeschi, io prendo Paulo Dybala. È anche vero, che in questa Juve, fatta come quest'anno, costruita come quest'anno, tutta la vita, preferisco avere in campo Federico Bernardeschi. Certo, dico un'ovvietà, è meglio averli entrambi piuttosto che doverne scegliere uno, no? Incredibilmente, forse questo è addirittura il punto di forza della Juve di quest'anno. Non avere una formazione tipo che dici manca uno, no, non so chi metterci, non so come giocare. No, perché manca uno, puoi giocare in un modo completamente diverso, manca l'altro, puoi giocare in un modo ancora più diverso da quello di prima. Puoi adattarti a seconda della forma fisica dei giocatori, del momento della stagione, dell'avversario, di come credi di dover interpretare la partita. CR7 urla così proprio, tridente, tre uomini davanti, due esterni, un centravanti. Ronaldo, Bernardeschi e Mandzukic, c'è da inizio anno che lo ribadisco, lo scrivo, lo dico a pieni polmoni. Ronaldo, Bernardeschi e Mandzukic, questo è il tridente migliore che puoi fare con gli uomini che hai a disposizione. Poi, mie personalissime opinioni. Capisco però anche Allegri, che vede Paulo Dybala e sa di poter contare su Paulo Dybala, che allena Paulo Dybala, e dice: cavolo, ok, c'è Cristiano Ronaldo, ma questo non lo posso tenere in panchina tutto l'anno, non si può. Quindi devo inventarmi qualcosa e lo metto in posizioni di campo nelle quali, per quanto mi riguarda, rende bene, ma che poi può sembrare che non renda proprio così bene come io lo vedo. È un discorso complicato, lo so, ma ci arriviamo. Rispetto agli anni scorsi, sicuramente fa qualcosa in meno a livello di rifinitura e a livello di reti, ma fa tanto, tanto, tanto di più a livello di prestazioni della squadra. Che poi in realtà la stessa cosa viene con Bernardeschi, no? Quando fa la mezzala o il tornante, viene messa una bella toppa sulla sua qualità. Dybala è più punta e ha segnato tantissimo, ma probabilmente anche Federico Bernardeschi, al centro del progetto, come è stato Dybala nei primi anni, avrebbe fatto molto, molto bene, molto meglio di quanto non abbiamo già visto. Ripeto ancora una volta, però in senso assoluto preferisco l'argentino. Se Dybala non fa gol è un caso mondiale mediatico, se Bernardeschi non fa gol perché gioca un po' più lontano dalla porta, ecco, è bravo, si è reinventato, può partire da lontano, può fare tutti i ruoli, bla bla bla. In questo momento si dice che Bernardeschi è più forte perché si adatta, no? Non è assolutamente così. L'importante, come ho già detto, è dare supporto alla squadra. Il successo del singolo poi viene dopo, è secondario. Se Bernardeschi gioca titolare più partite di quanto non ne faccia Dybala, non significa che il nostro numero 33 è più forte del nostro numero 10. In tanti lo stanno dicendo, anche a me ogni tanto è scappato, ma pensandoci a mente fredda, lucidamente, capisco che non è così. Con questo organico è sicuramente più funzionale avere un giocatore come Bernardeschi. Paolo ha giocato più di 300 partite e segnato più di 100 gol con la Juve, quindi è assolutamente un patrimonio da valorizzare. Si parla tanto, no? Dello scambio con Icardi. Ma ti do Icardi, mi dai 10 milioni, ma ti do Dybala, te ne do 30. Cosa facciamo? Dybala all'Inter, Icardi alla Juve, uno è fuori in rosa, uno no, ma cosa succede? Ne ho parlato sulla mia pagina Instagram, sul mio profilo Facebook, ne ho parlato dappertutto. Per quanto mi riguarda, ovviamente da tifoso juventino non posso ponderare l'idea che uno scambio del genere possa avvenire, ma neanche con un conguaglio a favore della Juve è proprio sbagliato di principio. Poi io sono un grandissimo fan di Icardi, lo vorrei vedere alla Juve perché secondo me è un giocatore che ci serve, e immaginarmi Cristiano Ronaldo e Icardi con dietro Dybala mi fa veramente rabbrividire. Da gran che mi piacerebbe una cosa simile. Però capisco che Icardi è in una situazione difficile al momento, o comunque ha passato una situazione difficile quest'anno, che Dybala, ok, non le ha giocate tutte, però è sempre, sempre, sempre al centro del progetto, il nostro numero 10. Quest'anno
anche valorizzato spesso con la fascia da capitano al braccio in Champions, ha fatto benissimo in campionato un po' meno, ma ehi, quest'anno c'è Cristiano Ronaldo. Poi non so se quest'estate Icardi rinnoverà in extremis e Dybala chiederà la cessione in modo da livellare, no, le due situazioni e permettere uno scambio quasi alla pari. In questo momento credo che sia presto, credo che Dybala sia concentrato sulla Champions League per provare ad alzare quella coppa a fine stagione, credo che Icardi sia impegnato a recuperare da quell'infortunio che, vero o falso che sia, lo sta tenendo fuori, anche per una situazione magari extra fisica a livello di contratto, a livello di tante altre cose. Vorrà sicuramente portare l'Inter in Champions o comunque ritrovarsi con l'Inter in Champions, perché dovesse l'Inter mancare il traguardo Champions, ma per quanto mi riguarda non credo che questo possa avvenire, sarebbe molto più complicato sia arrivare a Paolo Dybala, ma sia anche trattenere Mauro Icardi o venderlo alle proprie condizioni.